io già parto con una spiaggia, una situazione normale, verso la quale io ho un atteggiamento normale. Qua Giovanni, qua. Contrario al turismo in ogni sua sfaccettatura, cioè, odio il turismo, però poi non odio questa gente, cioè questa gente la adoro. A me non dispiace perché ogni tanto ce n'è uno di là, capisci? Se noi andiamo più in qua, poi quello il rapporto con la gente poi, devo dire, è ottimo. Poi a volte quando scendo fisicamente in mezzo posso avere qualche problema, ma finché sto in alto il mio rapporto è perfetto. Li riconosco, me li ricordo, diventano, una volta che sono fotografati, stampati e messi sui muri dei miei clienti, diventano quasi degli amici, cioè sono delle figure a cui io mi riferisco, c'è un rapporto quasi di conoscenza, di vecchia, cioè come quando vedi un vecchio amico che ti una persona che non vedi da anni, dici: ah, come stai, come va? Il mio amico critico ha detto che io guardo la gente dall'alto, ma senza essere superiore, cioè senza sentirmi moralmente superiore a loro. Le persone sono, è come se fossero una serie di ritratti, come se fossero 40, 50, 20, 10 ritratti. In più queste serie di ritratti interagiscono uno con l'altro. Ovviamente più gente hai, più possibilità di interazione e più possibilità di complicazioni visive hai, con meno persone, quello che sto facendo ora, questo è più difficile, ma non è impossibile. In effetti è un problema di voyeurismo, cioè diciamo una sublimazione del voyeurismo. Io distinguerei due momenti, il momento dell'osservazione e della fotografia e il momento di come mi rapporto all'opera. Cioè, durante la ripresa io sono molto neutrale, cioè è obiettiva sia la fotografia come obiettivo il mio modo di farla la fotografia. Dopo possono subentrare altre cose, può subentrare un'affezione, una simpatia.
dei momenti in cui mi riconosco nelle persone che ho fotografato. L'obiettività della fotografia è data proprio da questo momento quasi freddo che c'è all'inizio. Anche gli stessi soggetti sono abbastanza neutri. E io in quasi tutte le fotografie sono dalla parte del mare. La spiaggia è vista o come un triangolo o la foto è vista anche come teatrale, come una quinta. Rifaccio anche un po' il banale, rifaccio anche un po' l'ovvio. Non bisogna aver paura di fare la foto banale, la foto ovvia, la foto male inquadrata, la foto che finisce e non finisce. 95, fotografia triangolare, trabattello in mare, il porto di Viareggio alle spalle, questo è un piccolo triangolo di sabbia, di spiaggia libera, dove d'estate si raduna un sacco di gente, molti giovani, una bellissima ragazza spupporata che ha fatto tutto un giro per mettersi lì e sembra una sirenetta in posa. Lei non ha detto nulla, ma io ho capito che lei si è messa lì perché io stavo facendo le foto. Questo è un controluce che fa risaltare tutte queste piccoli colori di plastica e trovo che sia molto, c'è molta tattilità e molta sensualità nei corpi dell'acqua. La gente sembra quasi di poterla toccare e di sentire come loro si pongono all'interno dell'acqua, della natura. Qui siamo a Cagliari, al Poetto, la famosa spiaggia bianca di Cagliari. Questa è molto bianca perché la spiaggia è veramente bianca in maniera abbagliante. Qui siamo a Vecchiano e anche qui la gente è molto tranquilla. Queste ragazze probabilmente avevano dormito sulla spiaggia e sono arrivato, ho montato tutta la mia cosa, ho fatto le foto, alle 5 sono partite, quelle hanno sempre dormito, non si sono mai svegliate nemmeno per un istante. Rosignano, macchina in acqua, le famose spiagge bianche di Vada, la fabbrica Solvay che produce il bicarbonato omonimo, più altre cosette. Sempre a Rosignano, e questo è un dittico. Nel dittico c'è sempre un po' di sovrapposizione, questi sono gli stessi ombrelloni, questo è lo stesso asciugamano, però la gente cambia e questo è dato dal fatto che tra una foto e l'altra passa del tempo, per cui mi piace anche questa non precisione nell'unione tra le foto, dove però si vede che è passato il tempo. Queste pinne rosse, questi rossi magenta, tutta questa serie di rossi dei patini, diciamo questo formicolio è quello che mi interessa ed è quello in cui la gente deve perdere del tempo. Cioè,
Ecco. Le mie foto sono volutamente inquadrate in maniera marginale, cioè succedono delle cose, c'è diciamo una grande scena, ma ai bordi di questa grande scena, ed è un mio vezzo diciamo, ci sono dei tagli, c'è cioè addirittura una foto in cui c'è una mano che entra da un lato, qui c'è una testa tagliata, qui la vita non finisce dove finisce la fotografia, la vita va avanti un po' di qui, un po' di lì, un po' di lì. Calafuria, il mare è bellissimo, c'è questa roccia rossa, vediamo tutti i colorini, tutti i rapporti tra la gente, le separazioni, le cose che uniscono e separano la gente, questi che stanno per fare un bagno, questi che sono appena usciti dall'acqua. Riccione, un dittico. La caratteristica è un po' quella della spiaggia ordinata, per cui all'interno di questa grid di lettini la gente va ad occupare dei posti che sembrano già... Ma la cosa che mi interessa forse di più è questa griglia sotto le tende in cui appaiono pezzi. E io vorrei che la gente andasse a leggere questi pezzi, perché ognuno di questi pezzi ha una sua ragione di essere.
molto attaccata ai corpi, c'è molta carne, c'è molta intimità, cioè la gente che già qui ce n'è un'altra. Allora parliamo di questa. Questa è ancora più intima. Guarda questo bambino nudo sulla schiena della mamma, che come si sente proprio la pelle contro la pelle. Questo che guarda il telefonino, cioè allora i telefonini erano ancora un po'. Queste donne che hanno delle, che leggono grandi racconti e chiacchierano, insomma c'è questo gruppo così carnoso, così anche questa signora tutta truccata, tirata, con i capelli perfetti. E poi dietro c'è quest'altra spiaggia, cioè questa bimba che sta entrando nell'acqua, che però è un po' fredda. Poi la costa in fondo che continua, e continua il Montenero. I colori escono, il mare diventa bianco perché è sovraesposto, ma io espongo per lo scuro, espongo per l'ombra. La cosa che in questa foto mi sconvolge è questa vibrazione di questo ombrellone giallo, che giallo sul bianco, io lo trovo una vigliaccata dal punto di vista del colore, una cosa che dà fastidio ma che mi attrae in maniera, per cui come questa vibrazione di colore che tiene insieme tutta la fotografia. Una foto del lago di Garda, soprattutto c'è questa coppia, lui si è tolto la muta e sta riposando e lei lo adora. E ci sono questi gruppi con tutti i loro ammenicoli, le mute, i pezzi tecnici, gli zaini. Quando abbiamo visto passare la barca, abbiamo frugato nella nostra scatola magica e abbiamo trovato le tovaglie dello stesso colore. Anche questi fiori sono esattamente di questo colore e di questo colore. La realtà ha sempre delle facce che sono totalmente meglio di qualunque invenzione umana. Qui mi piace, diciamo, la festa, la piscina, questa parte pseudo tropicale con le bucanville e le palme. Nella parte di dove l'immagine si raddoppia, c'è questa coppia che qui non c'è più. Lei con un bicchiere in mano, lui, e stanno andando in una stanza, evidentemente separati perché non vogliono essere visti insieme, però noi li vediamo insieme. Ho sempre molta paura del geografico, cioè della descrizione del luogo, cioè le mie foto devono essere su un livello diverso dalla descrizione del luogo, cioè le mie foto non devono essere geografiche, non devono spiegare un posto. Se la gente, quando la gente ti chiede ma questa dov'è? Cioè già è una sconfitta, per me è una grave sconfitta.
piace il fotografo di reportage che si butta dentro. Ovviamente la neve mi aiuta a riproporre gli stessi colori, le stesse forme, cioè un po' più disordinate, fatto abbastanza singolare, perché qui invece di avere il mare abbiamo questa perdita, diciamo la pista in cui la gente diventa da presente, molto presente, a normale e sempre più piccola, e poi qui diventa ancora più piccola. Questo è un altro modo di lavorare sull'uomo, sui colori, sull'occupazione dello spazio. Piscine molto presenti, talmente presenti da avere questo bacio, questa si chiama The Hand Kiss, è fatta con una illuminazione mia. Era importante fissare i movimenti dell'acqua, perché io trovo queste cose della piscina straordinaria. C'è questo super dettaglio, sono foto che nessuno ha mai apprezzato come, secondo me, come dovrebbe. E qui siamo ritornati a Rosignano, in una festa, ne siamo rimasti credo 28 ore, cioè gli unici sulla spiaggia senza droghe, per 28 ore è stato un delirio. I primi raggi di luce che prendono gli ombrelli e ci fanno interrogare un po' sul futuro nostro, su un'alba che forse non vorremmo vedere, che vorremmo che fosse diversa. Parte del fiume Frigido, la foto di partenza è quella che mi ha dato l'idea di agire nel campo del pittoresco. Io non ti posso citare specificamente un quadro, ma l'atmosfera è un po' quella dei paesaggi classici, e da lì ho detto va bene, questa idea mi piace, portiamola avanti, ecco. Il centro della questione è che cosa si fotografa, qual è il progetto dietro all'operazione fotografica. Questa, ad esempio, è una delle foto del 2009 fatta in Croazia, sono le cascate di Krka, e si capisce un po', diciamo così, cioè c'è la spettacolarità, diciamo quasi la fantasia di questa cascata enorme,
rumorosa, bellissima. E c'è la vita di oggi, c'è questa famiglia, c'è lei, c'è questo bambino piccolissimo che è abbandonato a se stesso, è totalmente solo. C'è un'altra famigliola con un altro bambino in braccio, c'è una coppietta un po' abbracciati, un po' no, c'è il bagnino, c'è tutta una serie di piccole cose che sono mie, che la gente riconosce come mie, però in un contesto assolutamente diverso da quello a cui la gente è abituata a farmi coincidere. Vado a ripescare quelli che secondo me sono rimaste le vestigia del paesaggio fantastico della pittura classica. E vado a confrontare queste vestigia del paesaggio classico con il nostro intervento con noi come siamo oggi. Ho pensato che il fondo alle mie folle di gente in vacanza potesse cambiare appena appena, così, non tanto, ma dal fondo urbano, cittadino, dal fondo con fabbriche, dal fondo costruito, sono passato a un fondo più naturale, a un fondo dove si entra di più nello stile della pittura dell'Ottocento, della pittura di paesaggio, anche prima dell'Ottocento, anche del Settecento e del Seicento, quando stava iniziando a nascere il paesaggio di per sé. Qui secondo me c'è molto più concordia tra la dolcezza del paesaggio e la dolcezza di come si posiziona la gente nell'acqua. E voglio dire, qui dentro c'è questo, cioè è lì ed è contiguo, perché le foto sono congiunte sia visivamente, sia dal punto di vista del colore, sia dal punto di vista della contiguità fisica. Le foto avanzano per contiguità di vari tipi. Ora, questa è una contiguità proprio fisica, cioè questa piscina in cui peraltro ci sono delle colonne romane, perché queste sono dove la gente sale, sono delle colonne romane, e questi erano i bagni che hanno reso possibile che a Ierapoli si formasse una grande città, un posto terribile, un posto forse bellissimo, ma molto molto evocativo e molto, molto diverso dai paesaggi a cui siamo abituati, cioè questa colata di lava antichissima. Qui siamo a Vulcano. Siamo a Vulcano, la gente si bagna in questo qui vicino, come vedremo poi, perché c'è la foto fatta lì vicino, cioè per prossimità, ma c'è questa punta con questi rossi, con questi gialli che
il traghetto ci riporta oggi, mentre questa gente può essere, forse può fare parte invece della parte più antica della foto, per cui c'è questo signore che fa cenno al bambino, vieni vieni, questi due che si baciano, mentre di fianco c'è il lago di fango in cui i più temerari si lasciano coprire di una dell'altra lava a Cicastello, dove c'è questa, si sente che questa la roccia è durissima, è difficile da starci sopra. Tutti quelli che ci stanno sono in una situazione di instabilità, perché non c'è un punto dove ti puoi sdraiare veramente, cioè riesci un po' a sederti così appena appena, perché è molto acuminata, una lava di un tipo. E poi mi piace quest'acqua, mi sta trasformando in sale, fa questa macchia gialla. Qui siamo a Cefalù e anche qui c'è questo, qui presepi napoletani di pessima qualità. Che la cosa molto carina è questa nonna, probabilmente era la prima volta che faceva il bagno, o forse erano anni che non faceva il bagno, che viene portata dalle nipoti a fare il bagno. Il voyeurismo è imperante, cioè non puoi fare a meno di non stare a perderti nella testa della gente, cioè tu stai lì e vedi e guardi e osservi. C'è poca gente, per cui devono essere messi in maniera perfetta, bisogna aspettare un po' di tempo, perché ora qui c'è tutta la parte con gli asciugamani che è un po' spoglia. Tutti sono messi là, non mi piace, però ci sono stati dei momenti. Fiume che viene dalle cave di marmo e dove veniva fatta la lavorazione del marmo, tutti questi sassolini sono sassolini di marmo e ci sono ancora le segherie, le fabbriche lungo il corso del fiume, e questo è interessante vedere, cioè interessante vedere nella foto quel pezzo di fabbrica.
così male, vedi, se questa qui la ritagliamo un pochino, perché questa qua è carina, cioè vedi la gente là in fondo così. Probabilmente è lo stesso chassis, fammi vedere. Ti ricordi con che lente l'abbiamo fatta? Con quel 60. Mi pare con quel 60. 60. Sì, noi dovremmo scrivercele tutte le varie, però non scriviamo niente, siamo dei 100. A me sembrava col 300, non col 360, perché riuscivamo a prendere la fabbrica e anche l'acqua davanti. Col 360 invece sì, è vero, si non si prendeva l'acqua davanti, il problema era quello dell'acqua davanti. Sì. Cioè, ma tu ti ricordi che cosa, che disastro che c'era lì di gente che urlava? Sì, infatti le foto... Che confusione, cioè è notevole la differenza che ti dà la macchina a grande formato, ti metti lì il cavalletto, le cose eccetera eccetera, e hai questa specie di storicizzazione di un modo, perché questi erano dei cialtroni che urlavano, facevano casino. I bambini, i Würstel, le canne, l'ira di Dio, e poi noi qui abbiamo tutta una pitturina così, tutti messi per benino, tutti carini, ben messi, quasi, quasi ordinati. Come fa la fotografia a rendere tutte le cose così più secche, pulite, a stare... Sì. Secondo me è la macchina, è il modo di fotografare che asciuga, che rende tutto più, anche più semplice, più... Sì, già anche con la 10-12. Già con la 10-12 non si capisce, parità, cioè, di obiettivo, ogni macchina nello stesso posto fa una foto diversa. Questa è una cosa che tutti dicono, ma no, ma quello che conta è... Cioè, ma che quello che conta è la macchina, cioè tu hai una macchina, hai un obiettivo, a seconda della macchina, dell'obiettivo che hai, fai delle foto diverse. Ed è diverso, è tutto un altro mondo, cioè tu le foto che fai con la 10-12 non le puoi fare con la 20-25. Anche tra la 20-25 e la macchina più grossa che ho, la 28,5x35,5, la 28x36, quel che è, 11x14 pollici, su cui poi uso sempre gli stessi obiettivi più o meno, c'è differenza perché la lettura dello spazio, come interpretano lo spazio, è assolutamente diverso. La fotografia oggettiva parte da qualcosa che è a monte e che non è la fotografia, che non è il momento della fotografia. Parte da una serie di sopralluoghi che possono essere sia virtuali che reali. Là-bas, là, tout là-bas, le grand bout de la dune. Sostegno, cavo, livella. C'è buono? C'è buono. Io decido che tipo di luogo voglio fotografare.
Eccoci qua. Mi metto nel posto da cui voglio lavorare. Qua, paf, paf. Decido che in quel luogo, nella tale giornata, ad esempio, potrebbe esserci un numero sufficiente di persone che mi consente di fare una foto che mi interessa. E da lì parto e parto con una con un'idea di fotografia che è precisissima già, cioè quando arrivo io so già cosa voglio fare. Spesso le fotografie hanno qualche cosa che succede, ma spesso nel centro. Se uno usa un grand'angolo c'è molto foreground, molta terra davanti, molta spiaggia, molta acqua, tanta roba davanti. È una cosa che a me mi indispone. Poi se una mano entra, una testa esce, un pezzo tagliato, quello non ha nessuna importanza, quello significa solo che la vita continua al di là della fotografia. Facciamo un'altra subito. Per me la fotografia è un interagire col mondo, è giustamente un'esperienza del mondo. Io attraverso la fotografia vedo, scopro. Mi metto in sintonia, anche solo parziale, con il resto del mondo. Cerco di avere delle spiegazioni, me le do, ma fino a un certo punto, insomma. Però c'è questo discorso tra me e il resto del mondo, c'è questo filo che mi tiene in contatto col mondo attraverso il mio intervento. Poi se questa sia fotografia o non sia fotografia, non lo so. Ecco. Mandiamo Otto a prendere da mangiare? Il problema è che qui la gente arriva, passa, è la tipologia della piazza cittadina, cioè la gente fa delle cose, prende, va, fa, ma non c'è un piccolo insediamento, non c'è una cosa che... un non fare, cioè la gente è sempre lì che fa qualcosa, cioè non hanno il tempo di... E ora è un momento buono. Poi tu, ora che hai messo la macchina, eccetera, eccetera, poi non è più il momento buono. È anche abbastanza difficile avere rapporti con la gente se non perdi del tempo a osservare. Che nella nostra vita normale, tutti i giorni, passiamo in mezzo alla gente, non mi interessa, sto facendo un'altra cosa, non ho il tempo, la voglia, mentre lì sono lì solo per quello. Io lo trovo anche forse terapeutico. Tutte le volte che ho finito una foto mi sento un po' più realizzato, mi sento di avere visto qualcosa che andava visto. L'immagine deve essere complicata, perché solamente un'immagine complicata, solamente guardando un'immagine complicata qualcuno, uno
ha intenzione di perdere del tempo. Forse è anche incomprensibile, forse è anche talmente complicata da dover attrarre l'attenzione. E soprattutto la fotografia è questo, perché la fotografia è un lavoro, è una tecnica che si affianca al processo artistico e a volte si affianca e ce la fa, a volte si affianca e non ce la fa. Oh, I don't know if I'm going to get you to that.